Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica canotta molto elegante che io ho deciso di chiamare Brillio. Questo perché, e mi avvicino per farvelo vedere, il filato che ho utilizzato è proprio il Brillio dell'Adrian Wool. Questo filato molto particolare che alterna mentre si lavora e la parte con il lamé e la parte invece con le sfumature. Io lo trovo fantastico! Voglio farvi vedere anche altre colorazioni che trovate sul sito, sono una più bella dell'altra. Guardate questo quanto è bello. Il cordice che ho usato io è il 42, ma anche questi sono fantastici. E sul mio sito Filati Elsa ne trovate anche altri, sono uno più bello dell'altro. Ma parliamo invece del quantitativo. Allora, per realizzare questa canotta che è una taglia S, io ho utilizzato solamente 4 gomitoli, quindi 200 grammi, in quanto ogni gomitolo è da 125 metri e io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5, quindi mi sono serviti appunto solo 4 gomitoli. Mi raccomando, taglia M 5 gomitoli, taglia L 6 gomitoli, taglia XL 7 gomitoli. Se però volete fare anche le maniche, in quel caso taglia M vanno comunque bene 5 gomitoli, taglia L, anche se i gomitoli vanno bene, taglia XL aumentate di un gomitolo. Naturalmente, se poi volete fare un vestito, le maniche più lunghe, in quel caso aumentate ancora un pochettino, però veramente con 4 gomitoli riuscire a fare una canotta io sono più che contenta. Quindi anche per le taglie più grandi, un gomitolo in più per taglia, quindi 5, 6, 7 vanno benissimo. Per quanto riguarda la lavorazione, io ho scelto una lavorazione molto semplice perché volevo dare risalto proprio al filato, non volevo una cosa troppo complicata, una cosa anche facile e veloce da fare. Quindi si lavora in up down, quindi dal basso verso l'alto, e sono due giri che vanno ripetuti sempre. Quando però si inizia a lavorare in giri di andata e ritorno per creare le spalline, perché come potete vedere io posso indossare la maglia così o tirarla un po' giù e fare questo scollo a barca, si lavora in giri di andata e ritorno. Dietro invece, come potete vedere, non ho fatto le spalline, ho fatto le spalline solo davanti per avere questo scollo quadrato qui sul davanti che mi piace tantissimo. In estate lo scollo in questa maniera. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, mi raccomando, mandate in più le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando Vanessa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio scrivendo Filati Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso, o in realtà canotta se vogliamo dire perché è estiva, io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Brillio, che è un filato veramente particolare in quanto, come potete vedere, si alternano parti con il lurex a parte invece con una lavorazione sfumata. Io lo adoro, è un filato veramente particolare, lo sto già lavorando e voglio farvi vedere come viene la lavorazione. Guardate qui che meraviglia! Non userò neanche un punto complicato perché voglio appunto che sia il filato a parlare in questo caso. Quindi vi farò vedere appunto il campioncino con cui sto realizzando questa maglia. Io ho deciso di utilizzare il codice 42, qua ci sono altri codici che sono il 41 e il 46. Anche il 46 non vi nego che mi piace tantissimo, e se mi avanza tempo, ma soprattutto se non me lo fate fuori, ma penso di sì, sono anche più contenta, mi piacerebbe fare comunque una stola. Detto ciò, allora lo trovate sempre disponibile sul sito e partiamo appunto con la lavorazione. Vi dico già che per lavorare la mia canotta io sto lavorando con l'uncinetto del 4,5 e per la parte inferiore ho montato un totale di 125 catenelle. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 5, quindi mi raccomando, per la taglia M andate a mettere almeno 3 motivi in più, per una taglia L almeno 6, XL almeno 9. Tenete sempre presente di montare tante catenelle quante è la circonferenza o dei vostri fianchi o del vostro seno, a seconda di cosa avete più grande. Io solitamente ho i fianchi che sono più grandi e quindi 125 catenelle a me corrispondono a circa 82 centimetri. Altro consiglio che vi voglio dare, mi raccomando, le catenelle montatele con un uncinetto del numero 5 o comunque con un uncinetto di mezza misura più grande rispetto a quello che andate a lavorare, in modo tale che sotto le catenelle non vi stringano. Quindi questo è un altro consiglio che mi sento di darvi. Poi andate a lavorare tranquillamente con l'uncinetto con cui vi trovate meglio. Io per lavorare questo filato mi sono trovata bene con il 4,5 perché l'uncinetto va dal 4 al 5, però so che alcuni di voi che l'hanno già acquistato si stanno trovando benissimo anche con l'uncinetto il numero 4.
Detto ciò, andiamo quindi a fare il nostro lavoro. Sono due giri che vanno sempre ripetuti, ma sono semplicissimi. E andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare altre 3 catenelle, altre 2 maglie alte, una e due, per un totale quindi di 3 maglie alte. Sposto un po' qua, ok. Adesso quello che andremo a fare lo faremo per tutto il giro. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare una maglia alta, una catenella, rientro 3 maglie alte, una, due e tre. E ricomincio da capo, quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta e vado a fare maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte, una, 2, 3 e ricomincio da capo, quindi salto 4 catenelle, entro nella quinta maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte, una, 2 e 3. E devo fare questo quindi per tutto il giro. Si saltano 4 catenelle, si va a fare maglia alta, catenella, si rientrano 3 maglie alte. Continuiamo così per tutto il giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Quindi sto per terminare il primo giro, prendo il filo, entro nella catenella iniziale dove avevo fatto le 3 maglie alte e vado a fare una maglia alta, catenella, entro nella terza catenella che è quella della mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. E iniziamo il secondo giro, mi alzo con l'asola. Vado dentro da dietro del mio entro con l'uncinetto da dietro, prendo l'asola e la porto fuori. Scusatemi, ecco, in questa maniera. E adesso rientro dentro dalla parte avanti, prendo il filo, esco, prendo il filo, esco dai i fili sull'uncinetto e faccio una catenella. Ho realizzato così la mia maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Catenella di separazione, rientro maglia alta. E ricomincio da capo. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte, una, due, tre. Catenella di separazione, rientro maglia alta. Quindi, come potete vedere, è semplicissimo. Archetto di una catenella, entro e vado a fare 3 maglie alte, due, tre. Catenella di separazione, rientro maglia alta. Archetto successivo di una catenella, di nuovo 3 maglie alte, 2, 3, catenella di separazione, rientro una maglia alta. Continuo così per tutto il giro, adesso ve lo faccio vedere, tanto mi manca l'ultimo per poter terminare il giro, quindi entro 3 maglie alte, 2, 3, catenella di separazione, rientro una maglia alta e vedete qui ho l'inizio del giro dove ho fatto la maglia alta iniziale. Entro dentro l'archetto iniziale, vado a fare 3 maglie alte, una, due e tre. Scusate il filo, ok. Catenella di separazione, entro dove ho la catenella iniziale e vado a fare una maglia bassa. A questo punto si ricomincia dal primo giro, quindi io mi tiro sempre un po' l'asola, entro con l'uncinetto dietro al foro, prendo l'asola, faccio uscire, rientro dentro dalla parte avanti, prendo il filo ed esco, prendo il filo ed esco dai due fili sull'uncinetto e vado a fare una catenella. Ho fatto così la mia prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte, appunto come abbiamo fatto nel primo giro. E poi archetto di una catenella e questa volta invertiamo, quindi prima la maglia alta, la catenella, rientriamo le 3 maglie alte, una, due e tre. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Vado nell'archetto successivo e di nuovo maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte, una, due e tre. E se
si continua così, quindi questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti e vedete abbiamo l'alternanza così del motivo. Ricordatevi sempre che nel primo giro dovete iniziare con le 3 maglie alte e finire con la maglia alta e la catenella di separazione, mentre il secondo giro si inizia con la maglia alta e si termina poi con le 3 maglie alte e la catenella di separazione, questo per inizio e fine giro, ma i giri sono due e vanno ripetuti fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Mi raccomando, il giro per il motivo va ripetuto a seconda di quanto volete lunga la vostra maglia. Io naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto io i miei due giri. Dunque, io sono arrivata agli scalfi e ho ripetuto i due giri. Guardate che meraviglia, quanto è bello questa cosa, molto schizzo, mi piace. Dicevo, ho ripetuto i due giri per 15 volte, quindi io in totale ho 30 giri perché vi ricordo che il mio motivo è fatto da due giri. Una volta arrivati a fare gli scalfi, possiamo passare a fare la divisione della parte dietro dalla parte avanti. Mi raccomando, per quanto riguarda i giri fino ad arrivare agli scalfi, è a vostra discrezione a quanto volete lunga la maglia o corta la maglia se volete fare qualcosa che arrivi tipo in vita, quindi questo fatto dei giri fino agli scalfi dipende molto dai giri che volete fare voi, da quanto volete fare voi lunga la maglia. Ora io sono andata a contare i miei motivi in orizzontale, ossia il nostro 3 maglie alte, catenella e maglia alta. Io ne ho un totale di 25, quindi ne sono andata a mettere 13 avanti, 12 dietro. Vi ricordo sempre che il motivo in più, ossia quello dispari, va sempre messo sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno e quindi la maglia tira di più sul davanti. A questo punto io lavorerò sempre lo stesso giro, ma adesso andremo a lavorare in giri di andata e ritorno e vedrete che i giri da 2 diventano 1. Solo una cosa, io adesso sulla parte avanti lavorerò un solo giro da destra a sinistra, ma poi dividerò la lavorazione e lavorerò soltanto su tre gruppi, quindi lasciando questi altri liberi per avere uno scollo quadrato e profondo. Però mi raccomando, se voi lo volete più piccolo, fate più giri andata e ritorno e magari soltanto gli ultimi giri lavorando solo sui tre laterali della 1, 2, 3, i tre motivi laterali. Dipende sempre da quanto volete fare lo scollo. Io voglio uno scollo largo, uno scollo profondo, anche perché comunque è una canotta, una maglia da mettere comunque in estate. Quindi io adesso qui vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi rientro, cioè adesso non andremo più a lavorare come lavoravamo prima, ma andremo a fare in questa maniera. Rientro sempre, scusate, prendo sempre il filo da dietro, rientro dentro e vado a fare la mia maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte, quindi una, due e tre. E adesso vado a lavorare normalmente come ho sempre lavorato, quindi vado nell'archetto di una catenella e quindi dovendo lavorare in maniera inversa dal sotto, vado a fare maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte. 2, 3. Continuo a lavorare così, quindi fino ad arrivare al secondo marcapunti. Una volta arrivato al secondo marcapunti, girerò la lavorazione e inizierò a lavorare, come vi ho detto, solamente sui primi tre motivi e poi lavorerò sempre i tre motivi anche dall'altra parte. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera, ci vediamo a fine giro. Ok, come potete vedere, io sono arrivata quindi alla fine della mia lavorazione. Mi giro. Con delle maglie bassissime vado all'interno dell'archetto di una catenella e di nuovo torno a lavorare le mie 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro a 3 maglie alte. Quindi come potete vedere adesso la lavorazione va sempre ripetuta e quindi scusatemi, la lavorazione, il giro va sempre ripetuto, quindi vado nell'archetto successivo e di nuovo maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte. Di nuovo archetto, maglia alta, catenella, rientro 3 maglie alte. E come vi ho detto, io adesso non continuo a lavorare fino alla fine da quest'altra parte, ma mi fermo perché voglio questo scollo largo. Anzi, sapete che vi dico, invece di fare 3 facciamo 4, così non lo facciamo troppo largo. Ok, quindi vado a lavorare un altro motivo
4 e 4 vanno bene, altrimenti viene veramente troppo scollato. Quindi ho lavorato sulle mie 4, giro la lavorazione e di nuovo vado a fare delle maglie bassissime fino a trovarmi all'interno dell'archetto, e quindi di nuovo 3 catenelle che sono a maglia alta, rientro 3 maglie alte e vado a lavorare questi giri fino ad arrivare alle spalle, all'altezza spalle. Quindi, come vi ho detto, io adesso lavorerò 4 giri da questa parte, 4 su 4 motivi da questa parte e 4 motivi su questa parte. Dietro invece andrò a lavorare normalmente, quindi farò sempre giri di andata e ritorno e poi andremo a cucire sulle spalle. Allora, io ho terminato di lavorare sia la parte avanti che la parte dietro, sia le due parti avanti e la parte dietro, e in totale ho fatto 9 giri avanti, un giro da destra a sinistra, mentre poi separatamente ho lavorato altri 8 giri sia a destra che a sinistra, mentre dietro ho lavorato 9 giri sempre andate e ritorno. Mi raccomando, per le taglie più grandi, io direi taglia M arrivate almeno a 11 giri, taglia L 14 giri, taglia XL almeno 16 giri. Tenete presente che i giri devono corrispondere al vostro scalfo. Il mio scalfo in questo caso è di 14 cm. Una volta fatto ciò, non sono andata altro che a cucire tranquillamente, sempre passando l'ago e il filo, lo stesso filo con cui ho lavorato appunto le due spalline del davanti con la parte dietro. Non farò alcun tipo di bordino, mi piace il fatto che si veda questa parte un po' a scalino, sia nel collo laterale sia negli scalfi, però se voi volete potete rifinire il collo magari facendo dei ventagli tipo 5 maglie alte e una maglia bassa, una cosa del genere. Quindi anche questa maglia è terminata.